There's nowhere the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No. Con Angelo Gamba, come dire, abbiamo riscoperto questo bellissimo posto qui a Bulceghetto, questa casa del presepio. Ma qui, come dire, si fa una visitazione, non una visita semplice, si entra proprio nel mondo del presepio. Poi quest'anno c'è un qualcosa in più, c'è una... Non anticipiamo, lasciamo la sorpresa nel divenire del servizio. C'è proprio qualcosa in più, vero? Comunque, Angelo, niente, una domanda sorge spontanea. Tutte queste belle opere di queste persone, ma allora il presepe è un qualcosa che ti prende e non ti molla più? Questo senz'altro. E anche
l'ubicazione della casa è facilmente raggiungibile da tutti e quindi lo stimolo nostro è avere tanti visitatori da diversi e tanti anni e quindi andare sempre avanti per una strada che pensiamo sia anche giusta, visto il successo che abbiamo sempre avuto, che stiamo incrementando sempre di più, specialmente quest'anno con il presepio, che poi dopo lei mi dice di non svelare il segreto, ma che tutti ormai sanno, un po' il segreto di Pulcinella, perché quest'anno è il centenario della Prima Guerra Mondiale e quindi abbiamo voluto ricordare la guerra dei nostri nonni. Il presepio di quest'anno vuole ricordare la prima notte di Natale sul fronte italiano, dove si continua a combattere aspramente. Infatti, i notiziari dell'epoca riportano: nessuna tregua di Natale quest'anno. Si spara sia sul fronte occidentale che sul fronte orientale. Così, dopo una notte di combattimenti e lotta contro i nemici e le intemperie, come per incanto, con il sorgere del sole, le ostilità si fermano e gli alpini, all'interno del loro gelido rifugio, costruiscono con stracci e pezzi di legno un piccolo Gesù bambino, segno di speranza, di pace e di amore, e lo depongono come mangiatoia in una cassa per munizioni. Sullo sfondo, il sacrario di Re di Puglia, moderno Golgota, vuole ricordare tutti gli uomini che all'inizio dello scorso secolo, per servire al meglio la loro patria con coraggio, umiltà e senso del dovere, risposero: presente, presente, presente. Avere visto anche alcune persone, e non poche, emozionarsi di fronte a un evento che non è un evento tragico, non è una bella cosa, la guerra, che però i nostri nonni l'hanno portata avanti per fare un'Italia anche per noi forse più bella, speriamo perlomeno, e hanno voluto ricordare chi l'ha fatta, che c'è anche il Natale, quindi c'è anche all'interno della guerra, che è una cosa tragica, c'è anche sempre una speranza di pace e d'amore, e questo l'hanno voluto rappresentare facendo un piccolissimo segno del Natale, un presepio di stracci, un presepio di legna, e deponendo questo simbolo in una scatola di munizioni
che non è proprio il posto più adatto, ma del resto anche Cristo, il bambino Gesù, è nato in un posto che non era di sicuro adatto alle sue, diciamo, a quello che sarebbe stato poi la sua storia, la sua grandezza e la nostra salvezza. È vero, l'averlo messo in questa cassa di munizioni che si apre quasi magicamente nella rappresentazione ha un qualcosa di fortemente simbolico, ma per esempio stesso è un simbolo in un certo senso, è un simbolo della natività, di questo atto di umiltà di un Dio che si fa uomo dove si fa uomo, non in un palazzo sfarzoso, in una reggia, in una, oddio, le cattedrali allora non c'erano, in una grossa sinagoga o piuttosto che in un posto di lusso, no, fra gli umili, fra i pastori, fra le bestie, in una grotta. E questo è anche i nostri soldati, i nostri alpini, probabilmente erano dei, diciamo, dei moderni pastori a modo loro, che facevano il loro dovere, e allora non lavoravano, però facevano quelli, come giustamente risposero quando la patria li aveva chiamati, presente, presente, come dice giustamente la voce narrante nel presepio, e questo penso che sia un atto di, così, di devozione a quello che riguarda l'autorità, la patria, cioè i valori forse ancora più nobili, io penso, oltre alla religione. Ecco, adesso parliamo un attimo delle altre opere. Per esempio il fatto di avere una sala dedicata a un presepista che ci mostra tanti aspetti della sua opera è una cosa molto bella, una cosa anche molto istruttiva. Fra l'altro ci sono dei bei lavori in una damigiana non semplici da realizzare. Sì, l'idea di riservare a un solo artista o al massimo due, come adesso vedremo il proseguo dell'idea, dell'iniziativa, ci è sembrata giusta, perché io credo che sia appagante per ogni artista, diciamo così, presepista, mostrare insieme, in contemporanea, non solo un'opera, perché uno non si rende conto del lavoro che uno fa e anche dell'arricchimento, del percorso artistico che ognuno di noi compie. Presentando invece tante opere, uno si rende conto che non c'è soltanto un presepio tradizionale, classico, ma ci sono tanti modi di fare il presepio. E chi riesce a entrare in questa ottica si rende conto che il modo di fare, per esempio, sono tanti, e questo lo dimostra la sala riservata a un solo presepista, maestro presepista, ma tutta l'intera mostra è improntata al modo di fare arte presepiale, non solo presepi. Ecco Angelo, adesso non parliamo più di presepi, basta, parliamo del futuro, la Pasqua. Sì, giusto che, cioè, l'acqua passata non macina più, questo me lo dicevano quando facevo l'alpino, e quindi parliamo del futuro. Ormai quasi archiveremo tra qualche giorno la mostra del Natale. Allora è possibile ancora qualche giorno visitarla? È possibile fino al giorno 10, siamo aperti tutti i pomeriggi, poi siamo aperti le due domeniche di gennaio successive, quindi la domenica 17 e la domenica 24, sempre dalle 14.30 alle 18.30, anche 19, perché raramente riusciamo a chiudere in orario. E questo adesso, giusto, questo è diciamo il passato, adesso parliamo del presente. Noi da 4 anni a questa parte ci cimentiamo anche nell'arte pasquale, e l'anno scorso posso parlare del passato, il futuro non lo so perché ancora non abbiamo incominciato l'allestimento, avevamo 92 opere, l'anno precedente ne avevamo 85, quindi siamo sempre in un numero molto elevato. E come abbiamo fatto per il Natale, che abbiamo riservato la sala a un solo artista, l'anno scorso ci è venuto l'idea di riservare la sala a un altro personaggio molto più importante, per fortuna, alla Madonna, quindi la Maria, che tutto sommato nella Passione è stata, se non protagonista, è stata comunque sempre, cioè è stata vicino durante la morte, la sepoltura, quindi abbiamo giustamente pensato che la figura di Maria, togliendo il Natale, togliendo, è molto importante anche nella Passione, quindi invitiamo tutti quanti a venire a vedere la mostra di Pasqua,
e quando sono fuori a fare entrare le persone un po' per volta, perché purtroppo non, qui tutti non ci si sta contemporaneamente, e questo mi dispiace perché fa anche freddo, qualcuno si lamenta, allora gli dico: non venite sempre a Natale, che venite sempre in troppi, venite a Pasqua che non fate la fila, perché a Pasqua vengono sempre un po' meno, non tanti meno, però un po' meno. Cioè, le motivazioni sono tante, voi che, perché le scuole sono aperte, voi che la gente va in vacanza, però comunque invitiamo tutti a venire a Pasqua, perché qualcuno mi dice: è forse più cerebella la Pasqua che non il Natale. Diciamo che c'è anche un po' il sapore della novità in un certo senso, ma chiudiamo con una considerazione. Ma Angelo, i presepi li esponi o li fai anche? Ma io spero di essere più bravo come scultore, come presepista, che non come intervistato, perché quello di parlare non è la mia arte. A questo punto speriamo. Chi ha fatto gli alpini? No dai, questo non lo diciamo. Dai, avevo comunque molti. Chi è interessato l'ha capito, che prima di partire per costruire questo presepio, che era abbastanza difficile, ho dovuto provare a vedere se mi riusciva bene di scolpire gli alpini, perché altrimenti sarebbero mancati i personaggi principali del presepio. Quando ho visto che la cosa era fattibile, allora ci siamo recati sul posto, come facciamo quasi sempre quando facciamo un presepio. Siamo andati a Redipuglia, ci siamo documentati, abbiamo visto, siamo diciamo entrati nell'ottica del presepio che avremmo poi dopo portato avanti, e ho visto che gli alpini venivano bene, e quindi abbiamo cominciato a fare quello che dopo gli altri mi hanno giustamente poi così costruito insieme tutti, perché gli effetti speciali, siete un bel gruppo. Sì, siamo un bel gruppo, non siamo molti per la verità, perché siamo molto affiatati, ci troviamo, siamo amici più che ricordiamoli. Allora Vincenzo, che è quello, io dico solo nomi perché tanto i cognomi non interessano nessuno. Allora Vincenzo, che è quello che ha fatto tutti quegli effetti, che chi viene a vedere rimane un po' così perplesso davanti proprio, che ha dato il senso della guerra. Poi dopo il Como, l'Aleardo, che ho detto il cognome, fa niente, che anche lui si è aggiunto da qualche anno a questa parte, Giovanni, che è qui di Bulciago, Augusto, la Carla, siamo praticamente, penso di non aver dimenticato nessuno, logicamente oltre a mia moglie, che collabora attivamente nell'allestimento in un modo credo molto elegante della mostra. Quindi siamo questi, e poi alla fine, come succede o dopo ogni manifestazione ben riuscita, mangiamo sempre, beviamo, non si sa, e festeggiamo non si sa che cosa, però noi lo facciamo sempre, lo facciamo dopo Pasqua, lo facciamo dopo Natale, lo facciamo prima, lo facciamo durante, e quindi siamo un gruppo anche di mangia e bevi. Bene, bene, bene. In effetti il lavoro d'equipe, il lavoro di compagnia, il lavoro di squadra si vede. Niente, Angelo, grazie della splendida giornata, e come qualcuno ha notato sul libro delle firme, nell'arte del presepio, ma non solo nell'arte del presepio, c'è anche la mano di Dio. Questo è un pensiero che con sorpresa ho letto anch'io sul libro dei commenti e delle firme, insieme a tanti altri, anche di persone che non sono dalle nostre zone, che vengono da lontano, qualcuno dall'America, qualcuno dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Spagna, e questo ci fa anche molto piacere. Infatti voglio ricordare una persona che durante i primi giorni dell'apertura era un americano della Florida, e è venuto qua, che l'ho visto commosso davanti al presepio così, e lui mi ha detto che aveva combattuto in Vietnam e gli aveva suscitato tante emozioni, tanti ricordi. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch our King?